soffrinchi, un pat eterno. E son del rob, loro sogno, e senza vissimente. E manco a domandare che i piccioli o un fenno fanno ere. E che i sale riuno e senza mangiare. Allora venutessa l'ora se guvolire in paradiso, non fenno va a passare. Solo una cosa io posso fare per te, insegnarti a bagnare. Bombolo di caramella menta, bombolo di caramella menta.
visto innanzitutto fare un applauso a Melino Imparato, che abbiamo qui. Ecco, io vorrei prima di chiedere a Franco che cosa ha fatto Melino, diciamo, che cosa era quella cosa che abbiamo ascoltato, vorrei ricordare che quello che state vedendo non è arbitrario. Per esempio, esiste tutta una tradizione di canto arabo siculo mediterraneo, diciamo così, che in qualche modo si è poi riversata nel blues, perché questo ci aiuta a capire anche come mai un certo tipo di vocalità, un certo modo di suonare anche il clarinetto si sia ritrovato nel jazz, perché molti schiavi inizialmente venivano dalle aree del Sahel, come l'attuale Mali, come il Senegal, eccetera, che erano islamizzate e hanno portato un tipo di vocalità araba legata al mondo dell'Islam, in particolare alla preghiera e al canto islamico, che si è poi ritrovato nel blues, quel canto di gola, l'uso degli abbellimenti, il richiamo di strada, che sono cose caratteristiche del nostro meridione, che in qualche modo si ritrovano con tecniche molto simili anche nel blues. E proprio richiami di strada credo che fossero quelli che faceva Melino. Sì, Melino Imparato è un grande attore, con il quale io ho avuto il piacere, ma davvero il piacere, di lavorare per un sacco di tempo. Abbiamo fatto tante cose in teatro, sempre nel nome di Franco Scaldati. Adesso non so quanti qui dentro questa sera conoscono il nome di Franco Scaldati, ma lo dico in due secondi. Scaldati è uno dei più grandi, ma davvero più grandi poeti, non solo siciliani, perché noi abbiamo avuto un grande poeta che era Giovanni Meli, vissuto tra il 700 e l'800, e poi c'è Scaldati, che è proprio la più grande voce poetica che sia stata, che abbiamo dato, ma è uno dei grandi autori di teatro della seconda metà del Novecento. È morto nel 2013, ma e sarebbe triste adesso aprire un capitolo qui, perché è morto sconosciuto, un po' ignorato, ma gente che lo come Quadri, come Franco Quadri, insomma critici eccetera, lo hanno in vita, per fortuna, celebrato come uno dei grandi autori di teatro. Quadri aveva coniato per lui la definizione di Beckett italiano. Ecco, Scaldati ha reinventato la lingua palermitana, che ha ascendenze da Federico II in poi, e lui l'ha reinventata raccontando il mondo del sottosuolo palermitano, come nessun altro l'ha fatto. Poi, per un fatto piccolo biografico, devo dire, non ci sarebbe stato Cinico TV, non ci sarebbero stati Cipriano Maresco, se non ci fosse stato Scaldati. E come Lino, che è stato per 40 anni accanto a Scaldati, ha fatto un frammento tratto da una delle opere più belle di Franco Scaldati, che è Lucio, che io ho avuto il piacere e l'onore di portare in scena, perché Scaldati l'aveva riscritta perché io la mettessi in scena. Poi lui è morto e l'anno successivo appunto l'abbiamo portata in scena al Teatro Biondo. Lui ha fatto un frammento, sono le Abbagnate. Tu parlavi proprio di questa ascendenza araba, noi ovviamente siamo arabi, la parte poi palermitana ha naturalmente questa grande presenza di memoria araba. Le Abbagnate cosa sono? Erano appunto questi canti, questa pubblicità, diciamo così, perché erano i venditori di tante cose, di acqua, i venditori di frutta, che appunto cantavano, avevano questa sorta di canto, abbagnavano, appunto, che io non riesco a tradurre, non riesco a trovare una parola, ma ci sarà, io non ci riesco, però era questa sorta di canto che ovviamente ha ascendenze. E Scaldati, memore di tutto questo, dentro il... E lui ha fatto, alla fine chiude, avemo paracqua, pusum et bell'acqua, abbiamo ombrelle, abbiamo paracqua per il sole e per l'acqua. Ah, una volta è nato sul piroscafo, un'altra volta è nato a Lecco, un'altra volta è nato in Sicilia, un'altra volta è nato a Filadelfia. Comunque questo personaggio così scherzoso è stato il primo grande improvvisatore al violino del jazz, quindi non un afroamericano ma un siculo americano, e noi abbiamo la prova che fosse siciliano, una prova emersa di recente, perché uno studioso come Adriano Mazzoletti è in possesso di una serie di registrazioni che gli diede lo stesso Venuti, mai pubblicate, quindi non siamo in grado di farvele sentire, ma sono nell'archivio di Mazzoletti, che le ha trascritte in un suo libro, nelle quali tra l'altro Venuti, che era un personaggio molto scherzoso, poi diremo anche qualche aneddoto,
fa finta di essere, cioè fa degli scherzi musicali con gli amici e prima di intonare a squarciagola Vesti la giubba di Leoncavallo si mette a fare una strana presentazione in un finto siciliano molto divertente, prendendo un giro un suo amico. Ha ragione probabilmente invece Mirabassi, che oggi diceva, visto che era uno scherzoso, era un burlone, probabilmente quando si trattò di dire dove era nato, Lecco sapeva che cosa significava, se l'ha inventato apposta. E in realtà è stato scoperto poi con documentazione che lui era nato a Filadelfia, ma suo padre era siciliano, era nato a Spadafora nella provincia di Messina. Adesso c'è questa piccola, provo a farla, lui a un certo punto parla in una sorta di strana lingua e dice: signori, io mi chiamo Edoardo Gigi Ferraccioli, Santo Luardo, questa sera io canterò una canzone che fa tremare il mondo per i Quarciatelli, i Romanelli, gli Schifosi, i Putiari, che sarebbero i fruttivendoli, o comunque insomma i Serca Mutale, che non sappiamo cosa sia, un neologismo probabilmente. Poi dice: siamo pronti, cioè esortando tutti quanti a suonare. Il personaggio, come tu ricordavi, era un personaggio burlone, ci sono diversi aneddoti, noi ne ricordiamo due. Il primo è quello dei... Uno dei più divertenti è quello dei contrabbassisti, cioè un giorno Eddie Lang ha preso l'elenco del telefono del sindacato musicisti di New York, ha telefonato a 100 contrabbassisti che cercavano lavoro e gli ha dato appuntamento a Central Park, tutti insieme, poi si è nascosto. Per vedere che effetto faceva, come direbbe di nascosto, come direbbe Iannacci, vedere 100 contrabbassisti nel centro di Central Park in cerca di qualcosa, di lavoro. Questo è uno degli scherzi. Questo è l'altro, è un po' più cinico ed è più congeniale, veramente cinico, perché lui era amico di un altro grande oriundo, che era quindi Manone, o Mannone, insomma, con due N o con una N, che dir si voglia, riportato in maniera diversa, il quale veramente Mannone aveva purtroppo subito una disgrazia, in seguito a un incidente aveva perduto il braccio, quindi aveva un solo braccio e suonava con una protesi. E i due erano amici e venuti ogni anno, quando era il suo compleanno, gli mandava un solo polsino. E uno dice: vabbè, la cosa è di cattivo gusto, ma la cosa più incredibile è che quindi Manone accettava il regalo e lo accettò fino alla fine, quindi aveva questa probabilmente abitazione piena di polsini. E questo per dire un po' il personaggio, che poi in Italia venne più volte, io lo ricordo un ragazzino in una trasmissione, credo fosse Senza Rete, venne a fare una gerescuniana con Pino Calvi, che dirigeva l'orchestra della Rai, allora era un'orchestra di grande dignità, e lui venne a fare vecchissimo, insomma, era settantenne questa, e veniva a registrare anche con Lino Patruno, certo. Ci sono aneddoti. Allora, io adesso passerei alla musica e facciamo un breve tour, diciamo, tra Eddie Lang e Luis Prima. Diciamo che è stato un musicista, appunto, come ricordava Franco, fondamentale per la mescolanza, appunto, della tradizione pop italiana e del jazz. Prima tendenzialmente imitava Louis Armstrong. La cosa buffa è che molti, non ci crederete, ma molte persone del pubblico afroamericano pensava che Luis Prima fosse nero, cioè il fatto che fosse siciliano e che venisse da New Orleans e che suonasse la tromba jazz lo faceva diventare automaticamente di pelle più scura. C'è un famoso aneddoto di quando lui arriva a New York, c'è un impresario che gli trova lavoro in un club, lui arriva in questo club, il proprietario, che evidentemente era razzista, dice: ma tu da dove vieni? Dice: da New Orleans. Dice: sono italiano. No, tu sei nero, via, e l'ha buttato fuori.
Quindi questo anche per dire che il concetto di nero, bianco era insomma piuttosto problematico. Adesso c'è questo piccolo blocco e in mezzo c'è Sweet Georgia Brown, che era appunto un... Sweet Georgia Brown, che è un pezzo che faceva spesso Eddie Lang e Giovenuti. Chiudiamo poi con la canzone più famosa, forse di Luis Prima, Just a Gigolo, che tra l'altro era anch'essa di un autore italiano, e in mezzo sentirete un accenno di Sing Sing Sing, che è un pezzo che divenne celebre nell'era dello swing. I nostri nonni lo ballavano, praticamente mezzo mondo ballava al ritmo di questo pezzo vocale strumentale degli anni 30, che fu però reso famoso, più che da Luis Prima, da Benny Goodman in un famoso concerto alla Carnegie Hall nel 1938. Quindi Sweet Georgia Brown, un cenno di Sing 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 e poi Just a Gigolo.